Ma dove siamo? Cioè, vi rendete conto che dell'ignoranza di questa donna? Ragazzi, vabbè, poi mi agito, cioè il cuore che batte a 2000 in questo momento. Esattamente il 23 dicembre, non me lo dimenticherò mai. Questa cosa non l'ho mai raccontata e mi sono sentita sconfitta e mi sono sentita schiacciata. Mi sono sentita veramente schiacciata. Ragazzi, e bentornati in un nuovo video. Oggi continuo quella serie di video dedicati all'adozione che ho iniziato qualche tempo fa. Infatti ho deciso di raccontarvi passo passo, video dopo video, tutto il nostro percorso. Ovviamente ho anche dedicato dei video alla nostra situazione attuale, al fatto che abbiamo già adottato una bambina e così via, però voglio riprendere anche il racconto perché so che molti di voi vorrebbero o stanno affrontando questo percorso e quindi credo che possa essere utile raccontarvi la mia esperienza. Vi lascio in ogni caso il link alla playlist dove potete trovare tutti i video riguardanti l'adozione e in quel caso potete trovare anche il video dove vi parlo di come io e mio marito abbiamo preso la decisione di diventare genitori adottivi. Prima di iniziare il video vero e proprio vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E soprattutto se non lo fate già seguitemi su Instagram, io sono Martina Tazza. Riprendo il discorso da dove l'avevo lasciato durante lo scorso video, ovvero io e mio marito abbiamo preso la decisione di adottare e a quel punto ci siamo recati al tribunale della nostra regione, quello il Tribunale dei Minori di Firenze, e abbiamo compilato tutta la documentazione necessaria da inviare. In questo caso non c'è molto da dire, ogni tribunale richiede più o meno gli stessi documenti, vi basterà contattare quello della vostra regione per sapere che cosa fornire per iniziare la vostra domanda di adozione. Noi fin da subito abbiamo deciso di optare per entrambe le strade, adozione nazionale e adozione internazionale, quindi di poter dare poi successivamente un mandato ad un ente per portare la nostra domanda di adozione anche in un altro paese del mondo. Per quanto riguarda il Tribunale di Firenze, questo contatta gli assistenti sociali e gli psicologi della ASL della nostra regione e viene fissata già la data dell'udienza. In realtà non tutti i tribunali fissano subito la data, però quello di Firenze lo fa subito. Di solito sono circa 6-7 mesi dopo la presentazione dei documenti alla cancelleria del tribunale. All'epoca noi non vivevamo in questa casa, ma in un'altra casa in affitto che avevamo preso appena sposati, quindi la ASL di riferimento era diversa da quella che abbiamo adesso. Siamo stati contattati da psicologa e assistente sociale ed abbiamo iniziato con loro i colloqui. Ecco quindi questo è l'argomento generale del video di oggi, i colloqui con assistente sociale e psicologa. Qual è il loro obiettivo? Il loro obiettivo è quello di conoscere la coppia che hanno di fronte per capire prima di tutto se ci sono eventuali problematiche da poter affrontare e parlarne, ecco, insieme e dall'altra capire se i genitori effettivamente sono pronti per affrontare un percorso adottivo che può rivelarsi più o meno facile. Insomma, devono fare un'analisi generale della coppia, compilare una relazione da inviare al tribunale e poi il giudice valuterà, grazie a questa relazione, se dare o no l'idoneità alla coppia, quindi renderli idonei all'adozione internazionale per l'appunto. Nel nostro caso siamo stati assistiti da un assistente sociale e una psicologa e non siamo stati assolutamente fortunati. Partiamo dall'assistente sociale, credo che fosse completamente ignara di quello che doveva fare, tanto che i colloqui si sono sempre svolti in compresenza, cioè insieme alla psicologa, scusate. La psicologa faceva le domande, l'assistente sociale non ha quasi chiesto niente perché avevo la sensazione che non sapesse che cosa chiedere e quindi semplicemente si trascriveva le risposte che noi davamo alle domande della psicologa. Inoltre ci ha dato un sacco di informazioni errate, per esempio sulle tempistiche di adozione, sulle probabilità che avevamo io e mio marito di adottare un bambino più o meno grande, quindi insomma ci ha dato tante informazioni che nel tempo si sono rivelate completamente errate. Questo mi ha fatto capire che in realtà non fosse effettivamente molto informata sull'argomento.
Passiamo invece alla psicologa, la psicologa che mi ha letteralmente devastata, una psicologa che grazie al suo lavoro io ho passato uno dei periodi più brutti della mia vita. I colloqui sono stati principalmente in coppia, cioè io e mio marito insieme, più due colloqui da soli, quindi un colloquio io da sola e un colloquio mio marito da solo. Partiamo dal presupposto che, questo lo capite anche da soli, io sono molto chiacchierona, mi piace parlare, sono molto entusiasta quando inizio un nuovo progetto e quindi mi sciolgo in una marea di frasi e parole. Mio marito non è così. Allora, mio marito è una persona normalissima in casa con me, con i suoi familiari, ma poi quando si trova fuori è la persona più timida del mondo e quindi è un uomo di poche parole, non racconta tanto, soprattutto trova difficoltà magari ad analizzare o a spiegare le sensazioni e i sentimenti che prova, ma questo non toglie insomma che sia un uomo molto intelligente e totalmente capace di prendere tutte le sue decisioni, anche perché non avrei potuto sposare io un uomo che non sa, diciamo, tenere il mio ritmo, che non mi sa tenere testa. Io l'ho sempre detto questo, apprezzo, ho capito che Riccardo era la persona giusta per me perché quando discutevamo lui mi sapeva tenere testa e io questo lo apprezzo tantissimo. Questo però è un presupposto da tenere in considerazione perché ci ha enormemente danneggiati. Difatti l'impressione che ha avuto la psicologa è stata quella che io fossi la motrice, no? Il motore di questa coppia, che in realtà l'adozione fosse un progetto solo mio e che io stessi trascinando per i capelli mio marito dentro questo progetto. Lui infatti ai suoi occhi era più insicuro, era più titubante e quindi in realtà non desiderava veramente questa cosa. Questo in realtà è emerso dopo un po' di tempo, quando pian piano insomma i colloqui si facevano più approfonditi e io notavo che la psicologa aveva qualcosa contro di me. Difatti lei mi capitava spesso, e questo è stato un errore, mi raccomando, questa è una cosa che non ho mai più rifatto, mi capitava di aggiungere qualcosa alle risposte che dava Riccardo, semplicemente perché lui era un uomo di poche parole e io volevo invece approfondire quello che stava dicendo, anche perché tutto quello che noi raccontiamo è qualcosa che abbiamo vissuto insieme, del quale abbiamo parlato, siamo d'accordo, quindi per me era abbastanza naturale che ci completassimo un po', no, le risposte a vicenda. È arrivato un momento in cui la psicologa non sopportava più di sentirmi parlare, tanto che una volta fece una domanda, io cominciai a rispondere e lei mi disse, ma urlando, lei stia zitta! Tanto che a me salirono le lacrime agli occhi da quanto mi vidi travolta da questa risposta così cattiva. E quindi io rimasi zitta e lasciai rispondere Riccardo, ma assolutamente che io volessi mettergli le parole in bocca. Quello che è il vero problema di tutto questo non è l'apparenza, perché come ho detto all'apparenza può sembrare che io sia tutta bella carica e mio marito invece un pochino più sulle sue, però tu sei una psicologa, quindi per favore, dato che dovresti aver studiato per fare questo lavoro, dovresti andare oltre l'apparenza e capire che cosa c'è sotto. Questo infatti, questa impressione che ha avuto la psicologa è ciò che ci ha enormemente danneggiati ed è brutto sapere questo, perché vi giuro che nei momenti di sconforto, se non avessi avuto Riccardo accanto a me che mi prendeva per mano e mi faceva rialzare, io forse avrei interrotto il percorso adottivo molto presto e tante volte e oggi non saremmo qui. Quindi questa è la prova che Riccardo non era assolutamente trainato da me, ma che entrambi ci siamo tenuti la mano e ci siamo risollevati quando eravamo giù di morale. Le domande che faceva la psicologa poi riguardavano più che altro l'immaginario, quindi come vi immaginate un bambino, quali problematiche potreste affrontare, eccetera, e quindi insomma tutte cose che noi immaginavamo, eravamo due ragazzi giovani, come siamo adesso, e quindi cercavamo di usare la nostra fantasia per capire quali fossero le ipotetiche situazioni che avremmo dovuto affrontare. E i colloqui sono partiti dicendoci: non esistono risposte giuste e risposte sbagliate, siate onesti.
Beh, questo è una cosa che voglio scrivere a caratteri cubitali. Esistono risposte giuste e risposte sbagliate. Noi dovevamo solo capire che avevamo di fronte e che cosa questa persona voleva sentirsi dire. Ragazzi, questa è una dura verità, ma è così. Poi ci sono tantissime esperienze di coppie che hanno avuto delle buonissime relazioni con i loro psicologi e assistenti sociali, ma nel nostro caso noi dovevamo capire che queste persone volevano sentirsi dare certe risposte. Per esempio, loro volevano che noi avessimo paura. Non hanno assolutamente apprezzato il fatto che io e mio marito fossimo due persone molto tranquille, che affrontassimo questo percorso con serenità. Che cosa c'è di sbagliato nella serenità? Parliamoci chiaro, iniziare un percorso con il terrore di avere un bambino che mi darà problemi, che starà male, che avrà subito violenze, è qualcosa che davvero mi aiuta ad affrontare un percorso del genere? Oppure è più giusto affrontarlo, iniziarlo con serenità, consapevoli, con la consapevolezza, e questa noi l'avevamo e l'abbiamo tuttora, che le situazioni difficili possono capitare, ma che grazie alle nostre capacità, all'aiuto dei nostri cari e dei servizi, ogni volta che ci saremmo visti davanti un ostacolo avremmo saputo e avremmo tentato di gestirlo al meglio. Forse è questo il modo giusto di affrontare un percorso così, perché io se devo guardare solo alle cose che mi terrorizzano non vado avanti, così come non è giusto affrontare il percorso vivendo in un paradiso in cui tutto sarà perfetto. Dobbiamo essere consapevoli che esistono entrambe le facce della medaglia, e noi eravamo consapevoli di questo, l'abbiamo fatto presente anche al giudice quando abbiamo poi fatto il nostro incontro, la nostra udienza. E in realtà però, ecco, alla fine del percorso quello che è emerso è stato, oltre al fatto che io appunto trascinavo Riccardo, c'è stato anche il fatto che io volessi in qualche modo replicare la mia famiglia d'origine. Mettiamo in chiaro che io ho avuto una famiglia meravigliosa, che mi ha voluto tanto bene, mi ha fatto vivere una vita, un'infanzia, un'adolescenza belle, ho un rapporto bellissimo con le mie sorelle. Allora, il fatto di prendere da modello un'esperienza positiva che io ho avuto è sbagliato? Ragazzi, io questo tipo di colloquio l'ho avuto anche con altri psicologi, e l'unica persona che non l'ha vista in maniera positiva era questa, che diceva che io non dovevo, non so perché, guardare ad un modello di riferimento, quando è naturale per ognuno di noi rapportarsi ai propri figli, ai propri nipoti, basandoci sulle esperienze passate, se sono state negative cercando di cambiarle, se sono state positive cercando di replicarle. Non esistono regole ferree, ma questo lo sappiamo tutti, è un istinto naturale che poi si adegua e si adatta man mano che il percorso va avanti e che ci troviamo a vivere effettivamente determinate situazioni. Aggiungo anche un'altra cosa: la psicologa, quando ci faceva delle domande separatamente, quindi mio marito da solo, io da sola, cercava di metterci contro, cioè faceva una domanda a uno, poi all'altro, e poi diceva: ma tuo marito ha risposto diversamente, perché non ne avete parlato? Cioè, una situazione veramente assurda. Ma adesso vi dico la cosa più grave di tutti. La cosa più grave è che quando siamo arrivati alla fine dei colloqui, la psicologa ci ha detto che, secondo la loro opinione, noi dovevamo in realtà intraprendere il percorso adottivo solo in Italia e non all'estero. Allora, partiamo dal fatto che se tu scrivi una cosa del genere in una relazione, il giudice non potrà mai dare l'idoneità all'adozione internazionale, visto che la psicologa la sta sconsigliando. Questa cosa, evidentemente, questa donna, non la chiamo nemmeno professionista perché non è una professionista, non la sapeva. Allora, quando si è ignoranti su qualcosa ci si informa, visto che si ha in mano il destino non solo di due persone ma anche di uno o due bambini, quindi insomma bisogna essere un pochino più preparati di così. Quindi, visto che lei non lo sapeva, ha ritenuto che fosse corretto scrivere: noi consigliamo l'adozione soltanto in Italia e non all'estero, comunque diamo il consenso anche per l'idoneità. E l'idoneità serve per l'adozione internazionale. Trovate la logica in questa cosa? Non c'è logica, semplicemente. E poi vogliamo parlare del fatto che lei, una psicologa che sta valutando una coppia per un'adozione, non sa
che non è vero che un'adozione nazionale è per forza più semplice di una internazionale. Lei giustificò questa scelta semplicemente dicendoci che, essendo una coppia molto giovane, gli sembrava che fossimo ancora un po' poco esperti, un po' poco informati, anzi che forse affrontassimo la cosa con un po' di superficialità, non avessimo, come vi ho detto prima, abbastanza paura. Ok, quindi per questo lei riteneva che dovessimo adottare solo in Italia. Allora, vogliamo parlare del fatto che una psicologa pensa che un'adozione in Italia sia più semplice di un'adozione all'estero? Stiamo scherzando? Cioè, per lei un bambino italiano uguale bambino senza problemi, che noi sapremo crescere senza, insomma, nessun tipo di problematica, bambino straniero uguale problemi e traumi psicologici? Ma dove siamo? Cioè, vi rendete conto che dell'ignoranza di questa donna? Io sono senza parole. Il primo video che ho fatto su questo argomento è stato smontare 5 luoghi comuni sull'adozione, e tra questi c'era proprio questo. Questo è un luogo comune enorme, ma una professionista lo dovrebbe sapere, che non è assolutamente vero che un bambino italiano ha meno problemi di un bambino straniero. Ma cioè, noi non sappiamo qual è la storia passata di un bambino in Italia, i bambini non potrebbero aver vissuto una situazione traumatica, violenze fisiche, violenze psicologiche, no, in Italia non è possibile. Ragazzi, io vabbè, poi mi agito, cioè il cuore che batte a 2000 in questo momento. Comunque, fatto sta che la relazione è andata così. Io ogni volta che uscivo da quei colloqui avevo delle brutte sensazioni, non mi sentivo a mio agio, continuavo a ripensare per ore a quelle conversazioni, al modo in cui questa donna mi guardava. Fatto sta, insomma, che alla fine abbiamo avuto l'udienza e non arrivava mai questa idoneità. Non arrivava, ma io telefonavo al tribunale praticamente ogni giorno, ogni settimana, e chiedevo informazioni sul nostro fascicolo, perché noi avevamo bisogno di questa idoneità per poi dare mandato ad un ente e poter iniziare praticamente il nostro percorso adottivo. La risposta è arrivata 9 mesi dopo, che sono tantissimi, 9 mesi dopo l'udienza, esattamente il 23 dicembre, non me lo dimenticherò mai. Questa cosa non l'ho mai raccontata. È la prima volta che la condivido pubblicamente, l'ho raccontata solo a poche persone, ovviamente ai miei cari, ma anche a poche persone online, ecco. Ma questo è il momento di dirlo. Il 23 dicembre, un giorno che non dimenticherò mai nella mia vita, ho telefonato al tribunale, mi è stato detto che sì, diciamo, la risposta era arrivata e che io e mio marito non eravamo idonei all'adozione, e quindi il nostro percorso è stato bloccato. Io ricordo che ero in negozio, e avevo il negozio ancora, e mi sono accasciata a terra, ho chiuso la porta dall'interno, mi sono accasciata a terra e ho pianto tanto. E mancavano 2 giorni a Natale, quindi io avevo fantasticato sull'avere la risposta prima di Natale e poterla condividere, una risposta positiva chiaramente, con i miei parenti. Ed è lì che mi è crollato il mondo addosso. Che cosa avrei fatto a quel punto? Più di un anno era andato perso, e per quale motivo non riuscivo a capirlo, perché mi sembrava che io e mio marito non avessimo in realtà niente che ci mancasse, ecco, per avere un figlio. E di chi era la colpa? Io lo sapevo di chi era la colpa, ma che cosa potevo fare? Ero totalmente priva di qualsiasi tipo di potere, e mi sono sentita sconfitta e mi sono sentita schiacciata. Mi sono sentita veramente schiacciata. Lo sapete, io e mio marito adesso abbiamo una bambina, quindi è ovvio che quella non è stata la fine del nostro percorso. Nei prossimi video vi racconterò come è andata avanti. Per il momento questa è stata la mia esperienza. Spero che sia il più completa possibile. Se avete domande, scrivetemi, perché sul rapporto, su come rapportarsi con gli psicologi e gli assistenti sociali, secondo me c'è tanto da dire, e noi abbiamo avuto più di un'esperienza dalla quale, insomma, posso aver tratto qualche insegnamento. Questo è quanto, ragazzi, sono stata onesta, spero che, insomma, non lo so, sappiate capirmi come fate sempre. Vi abbraccio forte e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!